Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare se Shiba, ok, può bruciare fino a un centesimo di dollaro. Mi raccomando, ragazzi, guardate questo video fino alla fine perché ce ne saranno soprattutto delle belle. Ma iscrivetevi soprattutto al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. E mi raccomando, iscrivetevi anche e soprattutto al gruppo Telegram ufficiale di Top Coin Italia. Mi raccomando, lascio il link sotto in descrizione. Quindi oggi non andremo ad analizzare più che altro il prezzo attuale di Shiba, ok? Andremo a vedere se è possibile, se Shiba può bruciare fino a un centesimo, perché ripeto, c'è sempre la funzione del burn delle monete, che ripeto è una tattica, ok? Una strategia validissima per il mondo cripto, soprattutto adatto per le criptovalute che hanno tantissimi token in circolazione. Shiba ovviamente è una di queste. Un esempio al di fuori di Shiba è Lunch, quindi ovviamente in questo caso per andare a far, diciamo, rimuovere, ok? Dimezzare più token possibili, ovviamente, quando andremo ad acquistare una determinata cripto e magari quella cripto ha una capitalizzazione di mercato bassa, ovviamente con il burn noi andremo a bruciare soprattutto questi token. Più token noi andiamo a bruciare, quindi a burnare, ovviamente poi i token restanti, ok, che rimangono sul mercato, in questo caso ovviamente acquisiscono più valore. Quindi mi raccomando, ragazzi, guardate questo video fino alla fine perché ovviamente ne vedremo delle belle. Ecco qui, siamo su Watcher Guru. In questo caso ha creato proprio la news se Shiba può bruciare fino a 0,01. Allora, in questo caso parla soprattutto che il 2022 è stato un anno ricco di eventi, poi il progetto ha lanciato ovviamente il proprio portale di burn masterizzazione che ripeto si chiama SheBurn, ok? Magari se volete un video dove vado a spiegare meglio, a guidarvi, ok, come bruciare più token possibili di Shiba Inu, magari ovviamente lo farò. E in questo caso l'obiettivo è rimuovere il maggior numero di token SHIB dalla fornitura in circolazione, da quando ovviamente i fan, gli investitori hanno partecipato attivamente al processo, ovviamente questo qui di burn. Al momento della stampa il tasso di combustione è salito del 649%. Nelle ultime 24 ore sono stati bruciati questi token, inoltre una singola transazione è stata praticamente con una sola singola, appunto, transazione ha rimosso dal mercato 10 milioni di token SHIB, ok? Quindi veramente niente male. Questo sarebbe il grafico quando noi andremo più che altro a vedere quanti token stanno bruciando ultimamente. Ovviamente questa è la media delle ultime 24 ore. E ovviamente qui in questo caso, avendo soprattutto Shiba il prezzo bassissimo, il progetto ovviamente è amato soprattutto dai fan e investitori. Ovviamente la speranza che può andare to the moon, ovviamente ragazzi, in questo caso diciamo veramente tanta, perché comunque tutto questo progetto che è partito più che altro da Elon Musk, mi ricordo quando ha twittato il suo cane e SHIB è cominciato comunque a esplodere, quindi da lì in poi ha avuto un successo incredibile. Ma andiamo direttamente alla notizia in sé. Shiba può bruciare fino a 0,01. Allora, diciamo che comunque il portale in questo caso si sta muovendo a pieno ritmo con la masterizzazione dei token. La quantità ovviamente bruciata è estremamente piccola rispetto all'enorme fornitura di 549 trilioni, ok, trilioni di Shiba Inu. Inoltre, a parte alcune app di terze parti, non ci sono altre iniziative per bruciare grandi quantità di Shiba. Però c'è soprattutto lo sviluppo che potrebbe avere il potenziale
per andare a bruciare sempre di più shib. In questo caso, ripeto, è sempre stato il lancio dello Shibarium. Layer 2 di Shiba Inu avrebbe dovuto essere lanciato, praticamente sarebbe dovuto uscire, okay, nel terzo trimestre di quest'anno, però ovviamente gli sviluppatori hanno mancato il periodo di tempo programmato e molto probabilmente in questo caso avrebbe un meccanismo di masterizzazione integrato per inviare token SHIB ovviamente ai quattro portafogli morti in base ovviamente alla quantità che può essere masterizzata tramite Shibarium. Darà soprattutto un'idea migliore se Shiba può arrivare in questo caso a 0,01. Eccoci qua, in questo caso siamo su Shiban, magari vi faccio capire un bel po' di cosette. In questo caso vediamo che comunque la totale fornitura bruciata, ok, in questo caso stiamo parlando di questi token, quindi vediamo già diverse funzioni. Questa è la fornitura totale. Questa è la fornitura circolante e ragazzi, ovviamente in questo caso qui vediamo il tasso di burn e comunque hanno bruciato 45.000 dollari in Shiba Inu. Noi ovviamente dal nostro wallet dobbiamo andare soprattutto, magari ripeto, vi faccio vedere in un video futuro dove spiego ancora meglio se siete veramente interessati, così andiamo a bruciare ovviamente sempre più token possibili. Poi magari se volete porterò un video dove voi comunque potete andare a guardarlo ogni volta e io ovviamente l'intero ricavo ovviamente di quel video lo andrò a barnare magari nel nostro piccolo, ok? Quindi potendo soprattutto aiutare Shiba Inu. Vediamo qui, questi sono i tre indirizzi di cui parlava quella news. 1, 2 e 3. Il numero 1 è stato utilizzato da Buterin quando ha bruciato 6,7 miliardi in SHIB. In questo caso, se volete vedere la storia, all'interno del mio canale vediamo Shiba Inu Coin. Vitalik Buterin ha bruciato 6,7 miliardi. Questo è il video dove vado a parlare, ok? Dove vado a spiegare più che altro come e cosa ha fatto. Ovviamente, se volete capire molte più cose, c'è questo video. Mentre il numero 2 utilizzato dal team di Shiba Swap è il numero 3 soprattutto utilizzato, ok, per gli NFT Shiboshi. Quindi in questo caso ovviamente uno di questi tre indirizzi è soprattutto utilissimo per andare a bruciare più token possibili. Noi andiamo, ad esempio, quando andiamo su Binance, deposito, prelievo, bla bla bla, noi dobbiamo inviare i soldi in questo ovviamente indirizzo e andremo a bruciare Shiba Inu. Ma ripeto, se volete vedere un video al riguardo molto più specifico, lasciate un bel commento, un bel like e mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un prossimo video.